Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Io sono Francesca, oggi prepariamo insieme le zucchine ripiene al forno, un piatto buonissimo. Ma prima di cominciare la ricetta, vi ricordo, lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale. Primo step, mettiamo a bollire abbondante acqua salata. Laviamo le zucchine innanzitutto e dopo tagliamo via questa parte non edibile. Quando l'acqua arriva a ebollizione, mettiamo all'interno anche le zucchine. Ricopriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, togliamo dal fuoco e io metto a raffreddare sotto acqua corrente, quindi acqua fredda, in modo da non scottarci le dita. Se poi avete il coraggio di tagliarle così roventi, allora ok. Bene, a questo punto basta incidere le zucchine in maniera così longitudinale. Con un cucchiaio scaviamo via l'interno delle zucchine, in modo da ottenere dei gusci che poi farciremo. Io non butto via la parte interiore delle zucchine, la conservo per fare il ripieno. C'è anche chi decide di buttarla via e metterà qualcos'altro all'interno, ma vi assicuro che verrà davvero un ripieno molto molto saporito e almeno così non andremo a sprecare nessuna parte del nostro ortaggio. E non avere sprechi è comunque sempre una cosa fantastica, tanto di guadagnato. Bene, questi sono tutti i nostri gusci, concentriamoci sul ripieno. Prendiamo la nostra polpa di zucchine. Bene, adesso prepariamo il ripieno. Io utilizzo la polpa delle zucchine, quella che ho buttato via, diciamo, dalle barchette. Questa, la polpa. L'ho raccolta tutta in questo piatto e adesso in una ciotola più grande siamo pronti per andare a fare appunto il nostro ripieno. In una ciotola ho messo due uova, eccole qui, aggiungo la polpa delle zucchine, aggiungo un po' di noce moscata. Pepe nero, sale quanto basta, ho tagliato il coltello un po' di provola, circa direi un 150 grammi, e poi 4 fette di coppa, diciamo al massimo un 40 grammi. L'ho tritata finemente al coltello. Se siete vegetariani, naturalmente potete anche omettere la coppa. Adesso aggiungo 50 grammi di formaggio grattugiato. Uno, due, tre, quattro e cinque cucchiai di pan grattato, poi se servirà ne aggiungeremo ancora.
E adesso aggiungo anche un po' di panna da cucina. Ne ho appena messi 100 grammi. Andiamo adesso a lavorare il tutto con le mani. È importante fare questo passaggio con le mani perché andiamo a triturare il tutto, quindi se volete potete utilizzare anche un cutter, ossia un mixer da cucina, oppure utilizzare le mani. Da notare che mentre impasto sto schiacciando in modo che anche la polpa delle zucchine diventi appunto amalgamata al tutto. Saliamo un po' il guscio della nostra zucchina in questa maniera. E le andiamo a farcire in questo modo. Completiamo con un po' di pan grattato in cui ho miscelato un po' di formaggio grattugiato. Le nostre zucchine sono pronte per essere infornate a 200 gradi per circa una ventina di minuti. Ho messo un goccino d'olio in superficie, così diventeranno anche belle dorate. Ed eccole qui, le nostre zucchine gratinate ripiene sono pronte. Guardate quanto sono belle, ne ho assaggiata una, devo dirvi la verità, sono veramente eccezionali, golosissime. Queste qui, anche se non piace questo ortaggio, vi assicuro che vi piaceranno proprio perché sono veramente gustosissime. Volendo, questo è anche un antipasto che possiamo preparare anche in anticipo, quindi lo prepariamo così, poi lo mettiamo nelle vaschette usa e getta, lo congeliamo e al momento che ci servono le lasciamo prima scongelare e poi ovviamente gli diamo una bella ripassata in forno. Vi assicuro che sono veramente squisite, provatele! E anche oggi è tutto ragazzi e ragazze, se questa ricetta vi è piaciuta ricordate per favore di lasciare un bel like per sostenere il mio canale, è davvero molto importante, condividete e iscrivetevi. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima video ricetta, ciao ciao!